Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. When the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick. So they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf <laughs> even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and got badly hurt the brothers had nowhere to stay again so they decided to keep going south to the distant homeland of their papa wolf okay ragazzi eccoci qui salve a tutti nuovo episodio di life is strange 2 Vi ho lasciato godere di questo riassunto, praticamente è il riassunto appunto di quello che è successo fino adesso in Life is Strange. Molto bello, cioè molto carina questa modalità, no, di andare a riassumere quello che poi è successo, no, fino adesso con eh, questa favola. Molto carino, mi piace, mi piace. Soprattutto il procione, io sono amante dei procioni, bellissimo. Chris... È diventato il procione. Vabbè, comunque. Siamo scappati, come avete capito. E adesso. Vediamo che succede. Siamo riscappati di nuovo perché... Siamo dovuti fuggire, appunto. Non so questo... Quando è ambientato, eh? Perché ci sta ancora Sean con le cuffiette sul letto. Comunque, ragazzi. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, aiutarci col tempo di visualizzazione. Guardare i canali che vi lascio sotto in descrizione. Non vi dimenticate, anche l'appuntamento su Twitch il martedì o il giovedì alle ore 21 e 15. Tra l'altro, cominceremo a portare, oltre che grounded, anche altri giochi, per esempio, vicino Elite Dangerous. Ehm... E altra roba interessante, piano piano. Diablo 4. Anche. Quindi... Venite a darci un'occhiata. Come al solito non si sente l'audio, eh. Ah, eccolo. Daniel, get your ass over here now. Ah. <sighs> <sighs> Seattle, allora. He's so busted. E infatti questo è un flashback. Che dobbiamo fare, trova Daniel. Cerca. Of course. Ok Comunque ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti Eh Sempre del gioco Se vi sta piacendo Anche sono aperto alle vostre teorie Eh Su come andrà a finire Magari ne discutiamo sotto nei commenti Allora, bel controller, bella TV. Vediamo se è qui Daniel, se è, si è nascosto. Whoa, hold on. Let go. Stop it. Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurts. Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Ok. Fai in modo che si colpisca you da solo. Now? Thou shalt not enter thy brother's room. Poverino. What the fuck? Nice job. You started it, butthole. What is this crap? Are you fighting again? You're proud of yourself? Stop it! Enough. Getting tired of this. Sean, what happened? Now. Allora, stavamo. Non mi ascolta mai. Dai. Dad. I told him not to he come into matter. my room. And, he never listens. He hit me and broke the trophy. He's lying. He always does that when he gets busted. Little shit. Enough. Uh, uh. You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, Mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything. Uh huh. Let's talk. Uh. Now, this is so stupid. Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm. Whatever. Like you're gonna believe me? Daniel's always right. Perché anche interessante to approfondire il rapporto col padre perché please. non si è capito tanto. Listen, Sean. I can't do this on my own. I I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up, you need space, more freedom. I get it. But we're a trio now and you got to take some responsibility. That Little shit, is just a kid. You're almost an adult. Eh, <laughs> certo. è difficile da capire, ma ragazzi, a dirvi la verità, I know that. Alla and sua I età, do look non, non lo capivo him. nemmeno I io. I swear, but he's a little brat. So were you. And you had eight years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay. Non voglio fargli da babysitter. Ho capito. Okay, I hear you. Just try to be there for him, like you are now. <laughs> says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you both of you. Okay. Get back to work. Eh sì, ragazzi, è una situazione molto particolare, no? Questa madre, che come avete capito, boh, uh, è evaporata. Nel senso, li ha abbandonati quando erano piccoli. Ok, fate i bravi, più che altro non tirate giù casa. Allora, bussiamo alla porta, posso entrare? È il grande, bad. No! Stay out. I said no! Get out. La, 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 la. On, la, la, la. Sì, vabbè, poi i ragazzini sono terribili, eh. Cioè. Ok, allora, questo navicella spaziale. Sean. Hey, Daniel. Leave me alone. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful! Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. <sighs> okay, if I sit down? <sighs> so, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff. By myself, since. You're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just. Eh, diciamo che non è che hanno. I wanna hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't wanna grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one. At the thrift store last week. But you forgot. Like before. Well, you better keep this watch then. Ok. Allora, flashback, adesso magari torniamo ai giorni nostri? Nel senso, con quello che è successo? Sì, probabilmente sì. No, ancora no. Sì, no, no, invece siamo tornati. Siamo tornati, insomma, ai giorni nostri. Magari dopo questa, ragazzi, ci lasciamo, eh. Ah, il cane, insomma, di Cassity e di quell'altro. Insomma, vagabondi, quei due vagabondi che abbiamo incontrato al mercatino, no? Cioè, che detto così, ragazzi, sembra un insulto, eh? Non è, cioè, non, non è un insulto, l'ho chiamato i vagabondi per farvi capire. Mamma mia! Scavigliatissimo, eh! Allora, qua c'è un sacco di roba, vabbè, questa che cos'è? Vediamo se può essere interessante. Allora, mamma, papà, ho sentito cos'è successo a Seattle, ho il cuore a pezzi. Non so cosa sta succedendo, ma so che Sean e Daniel sono innocenti. Siete gli unici parenti che gli sono rimasti. Questa era la lettera, no? Vi prego, aiutate i miei ragazzi se vengono da voi. Potete scrivermi a questo indirizzo, è una casella postale che uso ogni tanto. So che eh, non mi dovete nulla, ma vi prego, vi scongiuro, aiutate i miei ragazzi. Lo vedi che comunque la madre si è preoccupata, come diceva Daniel? Vabbè, usciamo, dai, c'è un sacco di roba da vedere, ma. Ci perdiamo la vita, se no non credo sia importante. volevo rileggere la lettera, insomma. Perché non c'era stata occasione, appunto. Mentre la stavano leggendo, nell'episodio precedente, sono spuntati Karen e Steven, là. Hey, non e non è la nonna. Ah, benissimo. Ah, benissimo. Ah proprio c'è cioè, Va vabbè. Ma questa Secondo me Allora ragazzi Sull'orientamento Insomma della signorina Io non lo so non voglio fa uh, Gaff su questa cosa se no qualcuno Mi ammazza comunque Vabbè dopo um, Cioè Sean è uscito Praticamente boh, ci ha avuto una folgorazione, vabbè comunque noi ci lasciamo qui, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, a commentare, a condividere, attivare la campanella delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare serie e canale, aiutateci col tempo di visualizzazione, guardate i canali che vi metto sotto in descrizione, vi ricordo l'appuntamento su Twitch ogni martedì o giovedì dalle 22.15. Porteremo appunto, come vi ho detto all'inizio video, vari giochi. Per adesso stiamo portando Grounded eh, in cooperativa anche con un altro canale. E a breve arriverà Elite Dangerous, credo. E anche Diablo 4 che ovviamente porteremo soltanto su Twitch eh, e magari qualche contenutino anche sul canale YouTube. Quindi, se volete vedere Diablo 4 e siete curiosi e ci volete dare anche una mano forse sarà già uscito qualcosa quando uscirà questo video venite sul canale twitch niente detto ciò ragazzi ci vediamo alla prossima ciao a tutti